Na, zegogna, mamma ye, zi, baba. Ciao, ciao, amore. Lui Oreste. Ciao a tutti e bentornati su questo canale. Come va? Come sono andate le vacanze? Io mi sono preso un mesetto di pausa. Ho cazzeggiato, sono andato al mare. In generale non ho fatto niente perché YouTube ad agosto è completamente vuota. Però ora sono pronto a tornare con una nuova stagione. E partiamo con un argomento che in Italia è ancora abbastanza caldo, nel senso che è uscito il 21 agosto, ma in America è già uscito da un po' il film di cui sto per parlare. Io l'ho già visto due volte, una volta in italiano, una volta in inglese, e adesso probabilmente lo rivedrò un'altra volta. E sto parlando di Il Re Leone di Jon Favreau, il film del 2019, remake di uno dei più grandi successi commerciali e di critica della Walt Disney. Il film del 1994 da cui è tratto questo remake, infatti, si presenta come uno dei preferiti del pubblico. In generale, diciamo che non c'è, credo, nessuno che non abbia visto almeno una volta il primo Il Re Leone. Quindi la posta in gioco era tanta. Adesso, so già che nei commenti ci sarà la guerra per i remake Disney, c'è chi è pro, c'è chi è contro e c'è chi è assolutamente indifferente. In generale, io faccio parte un po' di quest'ultima categoria perché guardo il fenomeno molto dall'esterno. Sono un fan della Disney solo nella misura in cui conosco tutte le canzoni a memoria, ma diciamo che non tappezzo la casa di oggettistica a tema, sono in grado di capire che si sta parlando pur sempre di film commerciali, quindi non devono essere per forza dei capolavori giganteschi, però devo ammettere che Il Re Leone del 1994 è entrato a far parte della storia del cinema per molte ragioni, e quella principale è che è un film bellissimo, con una trama perfetta, anche se presa per la maggior parte da Kim Ballone Bianco, ma vabbè, lasciamo perdere, delle animazioni spaccamascella, dei personaggi simpatici, dei personaggi eroici, dei personaggi cattivi che però avevano ancora un carisma da villain, cosa che devo ammettere essere uno dei fattori principali per cui i nuovi classici Disney secondo me non calzano più come quelli di una volta, perché gli manca proprio un nemico valido, salvo rari casi, per esempio Madregotel. Quindi, come si fa a fare un remake di un film praticamente perfetto? Le opzioni sono due: o lo rivoluzioni o lo lasci esattamente com'è, cambiando tecnica, e questa è stata la soluzione applicata. Ma andiamo con ordine. Avete visto Aladdin? Io sì, non ne ho parlato sul canale, però devo ammettere che l'ho apprezzato molto, perché manteneva alcune delle caratteristiche principali del classico d'animazione, ma cambiava tante cose, aggiungeva dei personaggi, dava nuovi caratteri a personaggi che già conoscevamo, modificava qualcosa che non andava più benissimo, quindi qualche verso delle canzoni che era un po' sessista e qualche altra roba quella. Comunque, quella pellicola ha una personalità propria, nel senso che il film degli anni 90 e il film del 2019 sono piuttosto diversi tra di loro, o almeno abbastanza diversi da dire voglio vedere quello o voglio vedere quell'altro. Invece, con Il Re Leone di Jon Favreau, adottando la strada del usiamo esattamente la stessa sceneggiatura che avevamo, aggiungiamo qualcosina per allungare il brodo perché ormai i film non si fanno più di un'ora e mezza, chiamiamo qualche guest star a doppiare i personaggi storici e boom, abbiamo fatto. Ora, a me è piaciuto Il Re Leone del 2019, ma secondo me non funziona, e adesso vi spiego perché. La prima ragione l'abbiamo già accennata: i due film sono troppo simili a livello di sceneggiatura, tant'è che il doppiaggio italiano è paro paro quello dell'originale. Mi riferisco all'adattamento del 94 e voglio fare un elogio a chiunque abbia adattato questa pellicola, perché si è andato a recuperare esattamente tutti i dialoghi ok, ma anche corretto quei piccoli errori che c'erano nel copione del 94. Per esempio, io non mi ero mai accorto che la frase che Scar dice a Simba quando lo esilia, tra virgolette, è la stessa che poi Simba gli ripete quando sono sulla rupe dei re. In italiano era stata tradotta diversamente perché non era stata colta questa cosa. Invece nel film, questo del 2019, c'è. Ma facendo così, perde. Io mi aspettavo che, per esempio, spiegassero qual era il significato della cicatrice di Scar, o analizzassero un po' di più il suo rapporto con il fratello. Non mi sarebbe dispiaciuto, sinceramente, perché comunque avevano più tempo per farlo. Non che fosse necessario, ma visto che dovevano allungare il brodo, avrei voluto che l'avessero allungato con qualcosa di interessante. Invece sì, ci sono un paio di cambiamenti per quanto riguarda le iene, molto interessanti, tra l'altro. Ma è tutto lasciato un po' nell'aria, c'è anche un riferimento a Sarabi che non ho capito benissimo dove fosse mirato. Gli unici personaggi che secondo me funzionano molto bene a livello di sceneggiatura in questo film sono gli unici a cui sono state cambiate molte battute, ossia Timone e Pumba, che diventano un po' un mezzo meta cinematografico per noi. Se avete visto il film avrete capito, comunque le loro battute mi hanno fatto ridere, devo essere sincero. Ma voglio parlare ancora un attimo della sceneggiatura per collegarmi alla regia, perché le due cose sono i pilastri su cui si regge un film. La cosa che mi ha dato forse più fastidio di tutto quanto in questa pellicola è la mancanza di quella sacralità che l'opera originale possedeva, specialmente nei momenti cardine. Quando nel cartone Scar scruta Mufasa dall'alto in basso e Mufasa sale e Scar gli pianta gli artigli nelle zampe, lo guarda negli occhi e gli sussurra lunga vita al re, tu vedi gli occhi di Mufasa che si allargano, capisce la gravità della situazione, capisce di essere perso. Nel nuovo film le battute sono uguali, quindi non è che vi sto spoilerando roba. Però se non volete sapere come va la scena, magari mettete muto per i prossimi 10 secondi. Scar
urla "Lunga vita al re!" e poi gli tira una zampata in faccia e lo butta giù. No! Io ogni volta che sentivo quella frase sussurrata e lui che alzava le zampe e lo buttava come se fosse della spazzatura nella gola, a me venivano i brividi. E quella scena dove Mufasa accadeva, la telecamera zoomava all'esterno dall'occhio di Simba e allargava tutta la scena, facendoti percepire esattamente cosa provava Simba. Vediamo un fratricidio e nel frattempo percepiamo l'inganno di Scar, con poi ovviamente tutta la scena in cui ogni volta piangiamo come delle merde. Papà, alzati, dobbiamo andare a casa. La ragione per cui ogni santa volta ci commuoviamo è data dalla regia, perfetta in quella scena. Ma quando è successo in questo nuovo film, sia una volta sia l'altra, io non mi sono commosso, mi dispiace. La regia di Jon Favreau è molto documentaristica, proprio questa è stata una delle ragioni per cui questo film non è piaciuto a tanti. Bellissima per le ambientazioni, per la sensazione di essere veramente nella savana, ma c'è uno scotto da pagare per avere ciò che vuoi. Prendi fiato, fatti forza, firma questa pergamena, che mi porta al punto cardine di ogni critica che ho sentito su questo film. Gli animali sono troppo realistici, troppo. Il libro della giungla, sempre diretto da Jon Favreau, mi era piaciuto tantissimo, molto di più del cartone originale, che non mi era mai piaciuto invece. E anche in quel film c'erano degli animali parlanti, ma guardando le interviste a Jon Favreau riguardo il Re Leone, dice proprio che stavolta voleva fare le cose molto più realistiche e questo l'ha penalizzato tantissimo. Se è vero che Simba Cucciolo è meraviglioso e anche Mufasa, devo ammettere, che trasmette delle emozioni, per tutti gli altri personaggi ciò che regna è la piattezza assoluta delle espressioni facciali, perché giustamente sono degli animali, non hanno espressioni facciali. Ma chi se ne frega, sono degli animali che stanno parlando, quindi fagli muovere un po' di sopracciglia, falli sorridere. Ho capito che si voleva evitare l'effetto Uncanny Valley, però un po' comunque c'è. L'Uncanny Valley, l'ho già detto più volte, è quando una riproduzione di qualsiasi cosa si avvicina talmente tanto all'originale ma tralascia dei particolari che sono fuori contesto e provoca una sensazione di inquietudine in chi guarda, nello spettatore. Si usa più che altro con i robot. E non mi piacciono le immagini che sono uscite su internet di qualcuno che ha fatto tipo dei deepfake, non ho capito, con dei volti molto più cartuneschi, perché quello secondo me ha ancora meno senso. Però un minimo, qualcosa, o a sto punto, già che ci sei, fallo muto. Tanto la storia la conoscono tutti, almeno vedremo come sarebbe veramente in natura senza animali parlanti. Questo inficia tantissimo la godibilità del film, che non è un brutto film, è semplicemente inutile. Aladdin non era inutile perché era qualcosa di nuovo. Dumbo non era inutile, non l'ho visto, mi dicono che è una cavolata, però comunque ha delle cose nuove, quindi ci sta. Maleficent, anche La Bella e la Bestia, qualcosina di diverso c'era, ma qui è veramente troppo uguale. E tra l'altro possiamo dire una cosa, io la dico, criticatemi pure qua sotto nei commenti se non siete d'accordo, ma porca miseria, il doppiaggio italiano è molto meglio di quello inglese. È così, perché lo so che ci sono un sacco di fan di Beyoncé tra di voi, ma Beyoncé non sa recitare, non sa recitare, sa cantare, sì, è bravissima, ma è piatta, è piatta, è meglio Elisa, ve lo assicuro. E Donald Glover andava a sostituire Matthew Broderick, quindi non è che dovesse fare tutto sto grande lavoro. Mengoni se l'è cavicchiata, non ha fatto questo lavoro eccelso, però dai, ci sta. Invece Elisa se l'è cavata piuttosto bene, devo ammetterlo. Chi sono stati eccelsi sono stati sicuramente Timone e Pumba, doppiati da Stefano Fresi per Pumba e Edoardo Leo per Timon. Perfetti. Loro sono le guest star da chiamare, perché sono attori innanzitutto e poi sono bravi attori. In inglese, Pumba doppiato da Seth Rogen non si può sentire. Seth Rogen sta simpatico perché ha un tipo di recitazione un po' scazzata, un po' da fattone. E che cacchio mi c'entra con Pumba? Invece per quanto riguarda Timon c'è quello che fa Billy on the Street, cioè Billy di Billy on the Street, ed è abbastanza bravo. Continuando a parlare delle piccole cose che funzionano, mi rendo conto che sono tutte legate al doppiaggio italiano, perché per esempio Popolizio, che doppia Scar, è spettacolare ragazzi. Anche se gli hanno tagliato di netto la canzone, dura la metà, non importa, la voce di Voldemort su Scar è perfetta, così come Luca Ward su Mufasa, vabbè, ma cosa ve lo dico a fare. Cherry Porter nel Cerchio della Vita è stata strabiliante, credo che mi piaccia di più la sua versione che quella di Spagna, che tra l'altro ho intervistato, vi lascio qua una clip, vi lascio qua sotto il video completo in descrizione. Sono andato con Julie Hall al red carpet ed ero terrorizzato ad intervistare una leggenda, però comunque ripeto, Cherry Porter è stata spettacolare e penso di preferire la sua versione. Restando ancora sul tema canzoni, sono stato molto molto deluso dalla nuova canzone che hanno inserito di Beyoncé, Spirit, perché la classica canzone che loro vogliono giustamente candidare agli Oscar, quindi è
hanno bisogno di una originale per candidarla, ma la piazzano nel film completamente a caso, la tengono per 20 secondi e fine della storia. Cioè, solo per il premio, ma fica c'era un'animazione, ma fai cantare Nala. Anche perché Beyoncé è bravissima, ma fare solo quello, quindi falla cantare, non farla parlare. Comunque, in definitiva, Il Re Leone di Jon Favreau non è un brutto film. Il problema è che le animazioni facciali sono talmente misere da non rendere l'empatia del film originale, e visto che è identico sotto il livello della sceneggiatura al film originale, questa cosa doveva essere preservata. Manca l'emozione, che sparisce completamente dopo la scritta Il Re Leone alla fine del cerchio della vita, perché la prima sequenza è veramente da brividi, non c'è niente da dire, è stupenda. È sicuramente troppo lungo, ci sono dei momenti che sono allungati a dismisura e hanno ovviamente tagliato tutte le parti che esulavano dal contesto realistico, quindi non vedrete Timone e Pumba che ballano la hula, anche se la sostituzione è comunque divertentissima. Non vedrete la savana che si colora di fucsia e blu mentre Simba canta Voglio diventare presto un re. Non vedrete Scar che si alza sui vulcani con le iene che usano gli scheletri degli gnu per, non lo so, suonare la batteria o quello che facevano. Quello che vi posso dire è che se volete guardarlo in futuro o adesso, andatelo a vedere adesso al cinema, perché una volta che approderà sul Blu-ray non sarà assolutamente la stessa cosa. L'unica cosa che ti spinge a finire questo film è il desiderio di vedere come sono state riprodotte le tue scene preferite. Ma per quanto quello che riguarda i personaggi sia molto piatto, tutto il resto, quindi le ambientazioni e la regia, sono molto buone, tranne la scena di Can You Feel the Love Tonight, che è ambientata di giorno. Nel cartone originale c'era un tramonto bellissimo, era stupendo, poi questi due si guardavano con gli occhi di scopriamo. Era figo, era bello, vedevi la passione, vedevi l'incontro di due amici che non sono più amici. Qui boh, vedi due leoni che si rotolano, fine della storia. Comunque, questo era quello che pensavo in breve del Re Leone di Jon Favreau. Remake, non live action, ma film d'animazione del 2019. Adesso fatemi sapere voi che cosa ne pensate, vi prego, siate civili, perché so quanto la gente si scalda per questo argomento. Fatemi sapere se l'avete visto, se non l'avete visto, se non lo volete assolutamente andare a vedere, se lo vedrete quando uscirà su Disney Plus, perché uscirà nella lineup a novembre, se non sbaglio. Se vi è piaciuto questo video e volete supportare il mio canale, mettete un like, iscrivetevi ed attivate la campanella. Seguitemi su Instagram, da qualche parte qui uscirà la scritta Chuck Jam, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!